Intenso come sempre, soprattutto quando padroneggia il pianoforte e lo mette al servizio della musica, Morgan ha tenuto ben desto il pubblico dello Spoltore Ensemble, spaziando in lungo e in largo tra super classici e brani più recenti. Oggi ho messo giacca dell'anno scorso, così mi riconosco. Da Bindi a Battiato e poi i brani firmati dallo stesso Morgan, la serata è stata pennellata anche dalla Medit Orchestra di Angelo Valori, musicisti esperti che hanno condiviso il palco senza sbavature, pronti ad accompagnare ma anche a sostenere ogni eventuale sorpresa, sempre possibile quando ad esibirsi c'è Marco Castoldi. Del resto Morgan qui si sente a casa, visto che è ospite della regione in un misterioso castello vicino al mare, un luogo non meglio precisato per attivare la sua concentrazione. Noto per la sua vis polemica, per i suoi periodi bui e per qualche bizzarria, è anche e soprattutto un musicista coi fiocchi e un fine conoscitore della materia. Ma questo mi spezza il cuore, non ci posso pensare. Battiato che mi ha ridato il bambino. Per lo Spoltore Ensemble, il concerto spettacolo Morgan meets Angelo Valori and Medit Orchestra si è tradotto in un altro sold out. Molto diverso da tutti. Forse chissà, per questo mi ricordo.